Amiche e amici, benvenuti ad un'altra recensione musicofila di un libro musicale. Oggi parliamo di un capolavoro, come quasi tutti i libri che ho portato fino ad ora, a parte qualche eccezione. Bene, però oggi ci troviamo di fronte a una vera e propria biografia scritta in modo splendido. Infatti abbiamo la biografia scritta da Stefania Franceschini di Francis Poulenc. Una biografia splendida, dicevo, scritta in italiano su uno dei maggiori compositori francesi del Novecento e in generale di tutto il repertorio musicale. Un autore, Francis Poulenc, che nonostante viva fra il 1899 e il 1963, entrando quindi in contatto con i grandi stravolgimenti della storia e della società, ma in particolare della musica di quel periodo, dalla serialità all'atonalità alla dodecafonia, e frequentando gli artisti più disparati, rimanga ancora sempre comunque un compositore prevalentemente tonale, dando un contributo straordinario alla chanson francese e alla produzione corale. Come ho detto prima, Francis Poulenc ebbe la possibilità di incontrare moltissima gente, moltissime persone, moltissimi artisti che contavano, anche grazie all'aiuto e all'intercessione del suo principale maestro di pianoforte, cioè Riccardo Vignes, che molto lo influenzerà tecnicamente, che lo introduce nei giri giusti, conoscendo Erik Satie e gli altri musicisti con cui avrebbe formato il famosissimo Gruppo dei Sei, per poi passare a Stravinsky, Schoenberg, Berg, Webern, Alma Mahler e in seguito una donna a cui sarebbe stato legato da profonda amicizia per tutta la vita, cioè la grande clavicembalista Wanda Landowska, a cui avrebbe dedicato il celeberrimo concerto campestre. Ecco che dagli anni 30 si inizia a creare un fortissimo legame con una città italiana, Venezia, in cui si esibisce spesso al Festival di Musica Contemporanea della Biennale. E al di là di Venezia, comunque sarebbe venuto spesso a Torino, a Roma e anche in altre città d'Italia che avrebbe molto amato e apprezzato. E gli anni 30 sono un momento cruciale, non soltanto perché ormai si sta facendo conoscere, si sta facendo apprezzare, insomma, si sta affermando, grazie a importanti lavori come i cicli di chanson Il Bestiario, Cocard, Tel jour, tel nuit, I notturni per pianoforte, il balletto Le Biche, il già citato concerto campestre, il concerto in re minore per due pianoforti e orchestra, il concerto per organo, orchestra d'archi e timpani. Ma anche perché il periodo, è così simpatico perché i critici fanno risalire questa conversione, anzi più che risalire, fanno concentrare questa conversione al 1936, in cui Poulenc sente un fortissimo bisogno di avvicinarsi alla spiritualità, alla religione, sente un forte richiamo verso Dio e ne consegue ovviamente che anche le composizioni risentano di questo suo cambiamento. Ed ecco allora venire fuori la messa in sol maggiore, lo Stabat Mater e poi il Gloria. Nel frattempo si consolida il duo con il cantante Pierre Bernac, con cui terrà moltissimi concerti, non soltanto in giro per l'Europa, ma anche in America, dove Poulenc sarà veramente idolatrato, al pari di una rockstar. Insomma, vi ho soltanto dato qualche informazione della vita di Poulenc e dentro questo libro troverete molto altro e non vi voglio spoilerare troppo. Un libro che ho apprezzato non soltanto per l'argomento trattato, ma anche per la scorrevolezza della lingua, il modo in cui è stato scritto, per le comodissime note a margine, che se mi conoscete sapete io apprezzo molto, un elenco delle opere in ordine cronologico e suddivise per genere, poste al fine del libro, cosa che ho apprezzato ancora di più, e se proprio vogliamo fare una critica, un'altra cosa che forse se mi conoscete sapete è che io sono ghiotto di illustrazioni. Bene, era un po' povero questo libro di illustrazioni, di immagini. Diciamo che per arrivare alla perfezione avrei preferito ci fossero più immagini e, se possibili, a colori. Detto questo, siamo arrivati alla conclusione di questa breve recensione musicofila di un libro musicale. Vi faccio rivedere la copertina di questo bellissimo libro dell'autrice Stefania Franceschini. Avevamo visto, ad esempio, con la biografia di Senigallia che quella era l'unica biografia esistente, se non al mondo, almeno in italiano. Ora, senz'altro, questa non è l'unica biografia esistente al mondo di Poulenc, ma potrei avere qualche dubbio che ci siano così tanti libri di questo autore in italiano e senz'altro è da annoverare fra le sue biografie più importanti. E tra l'altro mi sono dimenticato di citare la casa editrice, e cioè la casa editrice Zecchini, con cui collaboro da qualche mese. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuta questa recensione, se avete letto il libro, insomma commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi, amiche amici, ci vediamo alla prossima recensione musicofila di un libro musicale. Ciao ragazze e ciao ragazzi!